Care amiche, cari amici, buonasera, buon 2 giugno. E come lo avete trascorso questo 2 giugno? Io a casa, tanto per cambiare. Sono stata a casa e vabbè, ho fatto un po' di cose. Oggi non sono andata da mia mamma, però la mamma, insomma, oggi è passata mia sorella, i miei fratelli, quindi non è mai sola. Come state, ragazzi? Ragazzi, siamo tutti ragazzi. Sono emozionata perché oggi comincia una serie di interviste a Librai, e infatti questo format si intitola Librai d'Italia. E sono felice perché Librai d'Italia è nato circa 2 mesi fa, quando eravamo, Rosamunda sta stirando un abbraccio, quando eravamo in pieno lockdown. Io, a parte correggere le bozze del mio nuovo romanzo, mi collegavo ogni tanto su Instagram, su Facebook, e vedevo, insomma, da Villasmundo un saluto, grazie. Beh, Villasmundo, quanti ricordi, poi ne parlerò. E mio papà veniva spesso a Villasmundo, è un paesino vicino Augusta. E dicevo, e guardavo Facebook, Instagram, e vedevo gli scrittori parlare, gli editori, insomma, così. Però mi dicevo, ma la voce, una delle voci più importanti del panorama economico che riguarda l'editoria sono i librai, perché alla fine l'editore pubblica il libro, lo scrittore scrive il libro, l'editore gli dà la possibilità di pubblicarlo. Ma poi l'ultima parola è quella dei librai. E quindi io mi dicevo, bisogna far parlare i librai. I librai sono praticamente la voce e sono il termometro, il vero termometro di quello. Eccone uno, libraio individuato, Pippo Gulisano, un libraio siciliano molto coraggioso. Bah, io penso che i librai siano tutti coraggiosi. E quindi mi dicevo, sì, però appunto manca questo. Manca anche in televisione una cosa così, ma manca soprattutto sui social, visto che li usiamo tutti. Alla fine il libraio, i veri librai, quelli che poi consigliano i libri, che sanno, non i librai, quelli che magari sono messi lì e ti dicono: deve andare nel corridoio di là, deve seguire quello di là, cioè senza le librerie, senza anima. No, il libraio appassionato, quello che proprio ti fa innamorare di un libro. Io ne ho conosciuti tanti in questi anni di presentazioni, ma tanti, ma tanti, ma davvero tanti. Librai piccoli in paesini sperduti, proprio la città lontana, magari a 150 km. E quindi mi dicevo, perché no? Però durante il lockdown avete visto troppa roba, sui social eravamo pieni di dirette, e quindi ho aspettato, ho fatto sedimentare. Intanto io ho finito anche le correzioni, le bozze, ho consegnato le bozze. E devo dire una cosa, sapete perché poi è stata spostata l'uscita del mio libro, non al 17 ma al 24 giugno? Perché praticamente gli ho consegnato talmente tanti, cioè dei fogli talmente tanto, tanto corretti, che alla fine, poverini, i ragazzi, i correttori di bozze, hanno detto al mio editor, Antonio Franchini: guarda qua, lo dobbiamo riscrivere tutto perché non si capisce, che gli appunti li prendo con la penna. Comunque, il libraio è il genitore adottivo, mi piace definirlo così, il genitore adottivo di un libro. Per cui io ho detto, beh, se ci stanno i librai, cominciamo a intervistarli e a capire, a sentire la loro voce, proprio a
percepire quello che magari uno in 5 minuti di acquisto non vede, perché entri, acquisti e te ne vai. E mentre dietro c'è tutto un mondo. Il mondo, per esempio, di Sabina Borri. Chi è passato dalla stazione Termini non può non aver visto quella meravigliosa libreria che c'è al piano terra, perché sapete che la stazione Termini poi abbia vari piani, e questa donna che intervisteremo conosce praticamente quasi tutti i segreti della stazione Termini. Davvero, quando mi racconta ciò che accade alla stazione, perché lei vive lì spesso, cioè non dico 24 su 24, ma tantissimo. Quindi conosce tutti i clochard, conosce chi passa, chi non è, chi magari è strano, fa cose strane, così. Eppure lei dice sempre: ognuno ha un'anima e ogni persona, anche dietro quella discutibile, si nasconde un mondo. E un giorno, guardate, si chiama Sabina Borri, è la proprietaria di Borri Books. E un giorno siamo state a chiacchierare a lungo, ero lì in libreria. Guardate, credetemi, mi ha fatto venire voglia di conoscerlo, quel mondo della stazione Termini, perché davvero, passandoci al volo, uno vede soltanto magari dei clochard, ma dietro ci sono delle storie pazzesche. Questa signora, io adesso vorrei presentarvela, e io adesso la sto invitando, adesso, in attesa. L'invito, tra qualche minuto comparirà Sabina Borri di Borri Books, libreria e stazione Termini. E, beh, a parte che la libreria è bellissima, quel cubo di vetro stupendo, elegante, molto bello. E è una libreria che ha una storia, è una libreria che davvero dietro c'è un mondo. Ecco. Aspettate che è partito l'invito e intanto vi dico questo: sono domani è un altro grande giorno per noi, andiamo step by step e devo dire, mi raccomando, stiamo attenti, scusate che io sto cercando, eccola qui, Sabina Borri, ho premuto Borri Books, ho sbagliato, dovevo premere Sabina Eccomi. Borri, ecco. Sabina, io continuavo a invitare la libreria Borri Books, quindi l'invito Ero io invece qua. veniva rifiutato. Allora, Sabina, sposta leggermente la Sì. telecamera. Ecco, così vediamo. C'è un volto bellissimo, scusa. Allora, io dovrei Sì, no. togliere. Va bene, lascio così. Voi mi vedete? Noi ti vediamo benissimo. Perfetto, io a te ti vedo, quindi siamo perfette. Assolutamente, Sabina, Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. io ho fatto un po' ho detto appunto chi non ha visto la libreria Borri, voglio dire, la stazione più grande, credo, d'Italia, no? In assoluto. Sì, assolutamente sì, come diciamo numero di viaggiatori in teoria è d'Europa. Perché la stazione Termini è una stazione, diciamo, veramente importante. Ora vederla dopo il lockdown per me è un grande dolore, perché ovviamente il traffico si è molto diradato. Però, se Dio vuole, da domani inizieremo a rivedere la nostra stazione. A proposito, se Dio vuole da domani cominceranno tutte, cioè aspetta Sabina, spostati ancora un po' verso indietro, così ti vediamo. Ecco, così ti vediamo proprio bene. Dietro vediamo anche i quadri perché tu, loro non lo sanno, io sì. Allora, Sabina è un'amante proprio degli animali, non dei cani, degli animali, cioè pappagalli, cani, Cosa. qualunque cosa. Allora, Sabina, dicevo, domani cominciano quindi tutti i treni per tutte le destinazioni. Dovrebbero riaprire per tutte le destinazioni. Vediamo anche, diciamo, quali
quanti ne rimetteranno in Ti vediamo a funzione. metà, ti Ma vediamo. pure io non riesco a capire perché, guarda, perché io ti vedo benissimo a te, però io a me Un mi po'. vedo a metà. Ma lo E sai che io sai. sono web ottusa, sai, Catena? Perché io sono vecchia libraia, veda Eccola di lì. carta e penna. Stare. Non riesco a capire Ti vedo. come mi vedete voi. Mi Io vedete così? adesso, no, adesso ti vediamo Così benissimo. mi vedete? Ottimo. Sabina, Ok, ecco. eccomi. Allora, io proprio durante il lockdown non sono minimamente, chiaramente passata dalle parti della stazione Termini, non ho visto nulla. Sabina Borri ha abbandonato, non ha abbandonato. Sabina Borri si è confusa e quindi noi la richiamiamo perché, come ha detto lei, non è una esperta e quindi ogni tanto si perde un pezzo, ma noi la richiamiamo e lei rientra di nuovo nella chiacchierata. Eccola qui. Sabina, Eccomi. com'era la situazione? Perché penso che vedere la stazione Termini completamente. Era terribile, Catena, era una situazione inimmaginabile, inimmaginabile non solo per noi che la stazione la viviamo, come hai detto te, quindi per noi è casa nostra, ma proprio erano delle immagini spettrali di Roma, anche quelle che si potevano vedere nel contorno della stazione Termini. Erano rimasti pochissimi anche, diciamo, frequentatori clochard, perché ovviamente non essendoci più il traffico delle persone non c'era possibilità di poter avere nessun aiuto da nessuno e quindi la stazione si è proprio spopolata. E ti devo dire che la ripresa, diciamo, di questi giorni ci dà un'idea proprio di una riapertura dell'Italia. Piano piano vediamo che questa gente comincia a ritornare, cominciano a ritornare i nostri clienti affezionati che vengono a prendere magari la colazione e di cui ci siamo tanto preoccupati quando eravamo in lockdown, perché sapevamo che ce n'era qualcuno che non era neanche in grado di chiederla la colazione dopo. Ma io mi chiedo, allora quello che mi chiedo, dove sono finite queste persone durante il lockdown? Cioè, Ah, dove. guarda, non saprei che dirti, nel senso che io le persone che seguo direttamente, un ragazzo con delle difficoltà che oramai sono quasi 20 anni che viene a prendere la colazione da noi, Samir, che parla un linguaggio tutto suo. Ah. Sì, ha un linguaggio tutto suo, tutto fatto di S e di Z. L'unica cosa che chi non lo capisce, chi non lo conosce, capisce sono i nomi. Sai i nomi di tutti. Noi siamo 50 in libreria, si ricorda di ognuno. Quindi è, diciamo, è un ragazzo particolare. E era quello che, diciamo, a me preoccupava di più perché è un'anima buona. È un'anima buona che addirittura tra le sue S e le sue Z ci avvisava se qualcuno ci rubava, allora veniva e cercava di spiegare che ruba. E noi capivamo che dovevamo stare attenti perché c'era qualcuno che era sfuggito al controllo. E io ho chiesto, Tornato? sì, è tornato il primo giorno d'apertura, è tornato il primo Caterina giorno. Triolo dice è polacco. Potrebbe essere? No, 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 lui è indiano, è un ragazzo indiano. Mentre se lui parla del polacco è il signore quello lì che ha la bicicletta e i libri. Tu Due li cose. conosci, ascolta, tu li conosci tutti, vero? Beh, è la mia Tutti. vita lì, quella è la mia vita. E ti devo dire che poi. È un mondo come ti ho sempre raccontato, è un mondo parallelo, è un mondo bellissimo. Pepe ha sentito qualcuno dietro la Pepe! porta, Pepe ha sentito qualcuno dietro la porta. Ma è Sicuramente c'è un giusto! signore. No, perché c'è un signore che quando arriva fischia e lui risponde. E allora, torniamo indietro. 8 marzo, festa della donna, eravamo ancora più o meno, diciamo, non sa in Sicilia si dice non sapevamo di che motte avevamo a morire. Non sapevamo, cioè, c'era nell'aria qualcosa, però
ancora porte aperte, attività commerciali, vita normale. Per me no. Perché? Per me no. Perché io ho, diciamo, la sensazione che stesse arrivando qualche cosa oggi. Scusa, una signora dice: la signora Sabina è degna figlia della sua dolce mamma, dedita al volontariato con una generosità e signorilità senza fine. Francesca di Loreto, che parole! Grazie, grazie tante. Le riferirò Io alla mamma che sarà conosco tua felice. mamma, Sì, io mia la mamma conosco. fa volontariato alla Croce Rossa da, non lo so, tempo immemorabile ed è, diciamo, la cosa in cui riesce meglio, perché è una donna, diciamo, molto, molto carina, eccetera, ma in questo volontariato ha dato veramente il meglio di sé. Torniamo a noi. Torniamo a Io noi. ti ho detto 9 marzo e tu mi hai detto no. No, per me no. Perché? Per me no, perché io quando mi sono resa conto, guardando la televisione, di quello che stava succedendo a Wuhan, io non ho avuto mai l'impressione che non arrivasse da noi. E quindi io da molto prima avevo instaurato delle norme in libreria che non erano, passavo un pochino per strana, perché avevo instaurato delle norme che nessuno pensava fossero giuste e logiche. Io avevo già chiamato il mio medico aziendale, avevo già fatto fare un corso ai miei ragazzi. Addirittura. Sì, sì, io avevo già fatto fare un corso ai miei ragazzi, sia per come rimaneva sulle superfici, e noi già da prima, ma da molto prima del lockdown. Noi disinfettavamo già tutto con lo spirito, io avevo già dato disposizioni di cambiare tutti i materiali che usavamo per la pulizia e sostituirli tutti o con l'acqua ossigenata o con lo spirito al 60 o 70%. Noi già da 15 giorni prima del lockdown passavamo le ringhiere 3 volte a turno, mandavo i ragazzi giù scaglionati, già disinfettavamo i libri che tornavano. Sembrava un po' strana, però siccome i miei non si meravigliano che io sono strana, è venuto il nostro medico, ha anche spiegato ai ragazzi come si dovevano lavare le mani e ogni quanto se le dovevano detergere per stare tranquilli. E io avevo già fatto scorta di mascherine, io non sono rimasta senza mascherine nemmeno un giorno, perché io molto prima del lockdown avevo provveduto a tutte le mascherine per i miei ragazzi, ne avevo stoccate 1500 per dare la possibilità ai ragazzi di essere tutelati. Gliele avevo già consegnati con un foglio di scarico di responsabilità, diciamo, della ditta, di modo che loro sapessero che avevano la tutela sia a casa sia per venire in azienda sia per lavorare da noi. Poi ho dato a loro la scelta se metterle o non metterle, ma siccome tutti dicevano che non succedeva niente, che le mascherine non servivano, noi poi le abbiamo date una parte, abbiamo Intanto diciamo. stai ricevendo un sacco di complimenti perché giustamente Gabriella, Silvia, dice esempio che si può Grazie. lavorare quando si vuole, è stata previdente, complimenti, illuminata, e giustamente, sì, A perché. me è sembrato una cosa molto, molto banale, nel senso che se io vedo un pericolo, come mi tutelo, devo tutelare chi lavora per me. Mi è sembrata una cosa, diciamo, molto, molto banale. Però poi il discorso è stato che poi abbiamo chiuso, siamo andati in lockdown, nonostante, diciamo, fortunatamente i miei ragazzi, nonostante, immaginati tutto il traffico che c'è da noi, quindi io ho valutato che noi eravamo in un posto dove io dovevo avere tutte le tutele. Peraltro, insomma, la stazione è proprio il luogo per, no, per antonomasia di passaggi, di città diverse, quindi è Sì. chiaro che. Ma io non ho avuto nessun problema con nessuno dei miei ragazzi, non ho avuto nessun tipo di problema, eccetera. E anzi, ti dico che noi oggi che abbiamo riaperto, noi abbiamo riaperto in maniera totalmente sicura. Perché? Perché In noi che abbiamo. cosa intendi? Io intendo dire che noi facciamo un'attenzione spasmodica
a tutto quello che viene toccato. Noi a oggi anche permettiamo di cambiare i libri perché noi poi li disinfettiamo e quindi tutto quello che noi rimettiamo sugli scaffali è già tutto ridisinfettato. Noi abbiamo fatto venire una ditta primaria a fare una disinfezione anche su tutti i nostri libri. Cioè, tu pensa, se io ero attenta quando tutti dicevano che bisognava andare a fare gli aperitivi. Certo. Io oggi sono praticamente blindata, ho comprato tutto quello che era necessario, ho fatto una segnaletica in libreria che mi consente, perché per me erano catena due cose importanti per vivere la libreria, la Voglio libertà del... vedere il pezzo giù del tuo viso. Sei così Ma come bello. mai che non riesco? Ok, ora è completo, ferma. Eccomi! Io non mi vedo, capito? Il problema è che io non mi Come non vedo. ti vedi? No, io non mi riesco a vedere, io vedo solo te. Mi viene fuori Non ci richiesta posso di credere. partecipazione a questo video. E io però se metto a nulla tu vai via. No, provaci, io voglio che ti vedi, Io scusa. non mi vedo, ma guarda. Io se metto a nulla tu vai via. Provo? Prova, io ti richiamo, ti prego. Aspetta. Infatti Sabina ha abbandonato, chiamiamola subito. Che peccato non vederla. Mannaggia. Eccola qui, Ma sicuramente. io comunque non mi vedo, non so perché, Ti dico però io, se... fermati. Allora, un po' più indietro. Ecco, così sei viso completo. Allora guarda, mi terrò con questa distanza da sopra, non capisco Perché così il perché. viso è completo. Senti, quindi tu avevi già cominciato, però dal punto di vista delle vendite della libreria, no? Sì, e allora in questo momento siamo No, veramente... questo momento. Torniamo a marzo. Già Allora, sì, cominciavi a vedere una certa inquietudine? io iniziavo a vedere una certa inquietudine, però non, diciamo, non immediatamente prima del lockdown. L'ho iniziata già a vedere qualche giorno prima del lockdown, perché diciamo che le notizie che arrivavano sono state notizie precipitose, cioè non è che ci hanno dato il tempo di comprendere, ce n'era uno, ce n'era Sì. È due, e in un attimo ci siamo trovati in una... vero, siamo passati da uno stato di vita serena a uno a stato di follia totale che non totale. c'è. È proprio come passare davvero come un incubo, no? Da una normalità a tutto a un tratto, non si poteva uscire più, non potevi più parlare con quelli della tua famiglia, non potevi parlare più col vicino di casa, non potevi parlare. Cioè, quindi questo assestamento può creare, se, cioè, veramente. Grandissimo problema, grandissimo Certo. problema. E poi sai che c'è stato? C'è stato un momento in cui praticamente non si riusciva a capire più, a prendere una linea di condotta, no? Perché da che, allora, quando loro dicevano che non si fermava sulle superfici, il Sì, una nostro... ragazza dice, Gabriella Rodice, come se non avessimo vissuto 3 mesi. Sì, È sì. vero, è verissimo. E il mio medico aziendale, che devo dire persona squisita, anche perché non lo dovrei dire, ma lo dico, il dottor Agolini, tante volte ci viene incontro anche con i nostri amici clochard, Ah. e quindi magari se hanno qualche piccolo problema, lui volontariamente viene, li guarda, Che bella cosa. è una persona. E invece diciamolo come si chiama, come si chiama? Si chiama Maurizio Agolini. È Si veramente. chiama Maurizio Agolini. È una persona deliziosa con cui io ho un rapporto costante, perché per me il medico aziendale deve essere quello che mi sta spalla a spalla e che mi consiglia e mi aiuta. Ecco, in queste situazioni è stato prezioso, perché quando ancora tutti dicevano che non c'era problema sulle superfici, lui invece ci aveva già detto: ragazzi, no, sulle superfici può rimanere, e quindi noi facevamo le disinfezioni anche sulle superfici molto prima che questo problema venisse così palesemente. La signora Maria Peroni dice: Ciao Bibi, insieme siete splendide.
Suppongo che Bibi sia tu, Sì, giusto? allora questa signora è una mia amica con cui siamo praticamente cresciute insieme, la figlia della migliore amica di mia madre. E a me tutti quelli che mi conoscono prima di Ti una certa chiamano età, Bibi, saluto tutti. anche io la signora Maria. Senti, quindi, inquietudine così, tu abbassi le saracinesche della libreria il... Allora io l'11 chiudo. Ok. Chiudo l'11 perché praticamente chiudo un po' prima, chiudo 24 ore prima di quando c'è stata data, diciamo, da grandi stazioni la chiusura. E chiudo prima perché penso che era arrivato il momento che io capissi, e quindi prima di andare avanti ho messo i ragazzi in sicurezza e li ho mandati tutti via, e dopodiché ho detto, vabbè, io prima devo capire che cosa sta succedendo. Invece 24 ore dopo poi è stata data la chiusura generale per tutti, e quindi la mia attenzione di 24 ore prima alla fine si è rivelata poco e niente. Praticamente e vi congelate fino al... Noi abbiamo riaperto, che sarà, mi pare, l'11. 11 e 11, non vorrei Veramente, dire una data da dimenticare, la prima. qua sto 11 non porta mai Mamma mia, bene, non lo però è so, la... Quindi non lo l'11 maggio. so. Sì, adesso abbiamo riaperto ora. Sai che me lo chiedi? In questo momento non te lo saprei dire, perché io sono entrata in libreria molto prima. Cioè, Certo. io sono rientrata in libreria con i miei quattro moschettieri, dopo la sterilizzazione fatta, diciamo, da questa ditta primaria. E dopo che è stato sterilizzato tutto l'impianto di aria condizionata, eccetera, quindi ute, macchine, eccetera, Il siamo primo rientrati. cliente Ah, guarda, il primo cliente ha bussato al vetro. è... Il primo cliente ha bussato al vetro che ancora eravamo dentro. E il primo cliente ci siamo sentiti di dargli la maglia della Borry Books, perché Davvero? abbiamo vinto. E certo, lo capisco. Abbiamo Uomo, detto. donna, cheta. Uomo, uomo. E poi guarda, incredibile, perché stava partendo, perché lui tornava in Germania. Gli ho detto, no, come? Lei è il primo cliente, va in Germania. Dice, sì, signora, ma io ci lavoravo pure prima. Dice, se vuole gliela ridò la maglietta. No, no, la porti in Germania, la Cioè, metto. praticamente era un italiano che vive in Sì, Germania, quindi lui un italiano. tornava nel posto, era Sì. Si rimasto qui perché si trovava qui. trovava qui, era rimasto con i genitori. E quindi, diciamo, lui avrebbe avuto la possibilità, a quello che ho capito, di poter ritornare, però è tornato quando ha pensato che i genitori fossero oramai in sicurezza. Ecco. Praticamente è quello che è successo a tanti di noi che si sono ritrovati quanti. E si sono ritrovati, per esempio, ti parlo del mio compagno. Lui era stato qui il 5 marzo, ed è tornato a Lecce perché doveva fare una causa. Dice: vabbè, tanto poi torno perché devo fare una causa in Cassazione. E quindi dice: mi sa che chiuderanno, almeno stiamo insieme. L'8 sera già c'era nell'aria e lui dice: che dici, che facciamo? Ho detto: guarda, vediamo domani intanto che dicono. Quando poi hanno detto questo, noi potevamo fare come tanti furbetti, cioè si metteva in macchina, veniva e stava qui. Non ce la siamo sentita perché no, perché cioè, se c'è una regola, quella è. E io mi sono fatta 3 mesi da sola col cagnolino, con Pepè. E quindi se Dio vuole domani torna Paolo, insomma, però Sono torniamo. contenta, anche perché ho visto la reazione di Pepe allo scritto di Pa. No, guarda, Catena. Poi dice, perché io disegno solo cani? Io disegno solo cani perché so che c'è un'anima dietro, come anche nelle persone, ma nei cani è, diciamo, è Quando Pepe ha sentito l'odore della casa, è impazzito perché evidentemente c'era l'odore della sua mano. È impazzito. È così come ogni sera puntuale alle 21, 21 e 15 si mette dietro la porta. Perché mi ha spiegato Paolo, è l'ora in cui lui torna a casa a Lecce la sera. Quindi lui ha memorizzato nel suo timer interno, nella testa, non so dove ce l'ha questo timer, nel cuoricino.
lui sa che il suo padrone torna a quell'ora, quindi lui ogni sera è lì. E guarda, è una cosa incredibile perché in altre ore della giornata lui non va mai dietro la porta a sedersi. Pensa a quello che stai dicendo te, contraddice quello che una volta si diceva dei cani, che non hanno il senso del tempo, ma non hanno il Ma senso del tempo solo per chi non li conosce. evidentemente abbiamo scoperto che ce l'hanno perché A guarda, voglia. 9, 9 e un quarto, 9, 9 e un quarto. Solo una sera ha fatto alle 21:40 e Paolo mi ha detto: ma dici, io sono ancora qua allo studio che sto facendo un atto, forse non lo so, l'ha sentito. Senti, allora, primo cliente questo signore tedesco, cosa ha comprato? Allora ha preso una guida e ha preso una novità. E da Cosa? Che portare. novità? Ha preso un libro, sai che non ricordo quale di preciso abbia preso, una novità che era appena arrivata e ce l'avevo nella cassetta, ancora da mettere via. E, gli abbiamo fatto le foto per mettere sul nostro sito, gli abbiamo regalato. La maglietta l'abbiamo ha perso un'occasione perché l'abbiamo fatto parte del nostro gruppo di lavoro e gli avremmo dato per un anno il 5% quello che ci facciamo pure noi. Però purtroppo è andato via e quindi questo Certo. ha perso questa Senti, opportunità. ascolta, a proposito, entriamo dentro il discorso proprio da libraia, invece, ora abbiamo chiacchierato della vita, di tutto questo, però entriamo proprio in un discorso quasi tecnico da libraio, perché molti non sanno che quando si entra in una libreria, no? Dietro davvero, io dico sempre, specialmente quando si tratta di librai indipendenti, cioè ci vuole un coraggio da leoni oggi, perché veramente io parlo anche con il mio editor, parlo con la casa editrice, insomma, loro mi danno dei dati terrificanti dell'editoria, nel senso che addirittura molte case editrici sono state proprio costrette no, cioè a non pubblicare, c'erano delle uscite a non farle perché non è un momento in cui non ci si può permettere nemmeno di pubblicare quanto si pubblicava prima. Da questo punto di vista, le uscite quindi sono calate, sono molte. Molto, sono calate, non solo sono calate, diciamo, di numero, ma sono calate proprio di quantità. Molti editori decidono di stampare il 30, il 40% delle uscite di novità. Questo noi dovremmo, secondo me, io sono sempre dell'idea che noi dovremmo cercare di spiegare ai nostri lettori, perché quando vengono in libreria sono nostri ospiti. Noi dovremmo spiegargli che dentro una libreria, quando loro comprano un libro, lo comprano in una libreria, libreria indipendente, libreria di catena, questo non ha importanza. L'importanza è che sia una libreria fisica, perché una libreria fisica catena dietro ha un mondo, dietro ha una famiglia E infinita. diciamolo invece che è importantissimo cosa c'è dietro una libreria. Allora, guarda, io ho fatto una foto poco prima del lockdown, non lo so, avevo questa voglia, sentivo questa necessità di poter fare una campagna di informazione ai miei lettori per far vedere qual era la famiglia che Borri Books manteneva. Cioè, e io se chi ci ascolta va sulla mia La pagina. signora Silvia Dip proprio adesso ha scritto: grazie perché ci fate riflettere. Io dico sempre che anche un incontro così, no, su Instagram, però se serve per far capire a delle persone che cosa c'è, perché davvero si entra, si compra, magari si preme il click perché è più comodo a casa e si compra un libro. Invece cosa c'è dietro, appunto? Dietro c'è, se loro vanno a vedere questa foto, noi ci siamo radunati tutti nel piano ferro della libreria mia e eravamo più di 300 persone. Tutti lavorano o con me o per me. E intendo i ragazzi delle pulizie, i ragazzi che fanno i vetri, i ragazzi che fanno le manutenzioni, i ragazzi, i fabbri che fanno gli aggiustamenti che servono, il commercialista. Le segretarie, chi registra le fatture, i magazzinieri, i ragazzi che stanno alla vendita, i ragazzi che fanno la sicurezza, il medico aziendale,
quelli che fanno gli impianti elettrici, che fanno la manutenzione degli impianti elettrici, i ragazzi che fanno i social, i ragazzi che mantengono, diciamo, il nostro sistema operativo 4D client, che quindi è un altro tipo di manutenzione che devono fare. Noi abbiamo. Questo spieghiamo perché la tua è una libreria, diciamo, più grande di quelle piccoline che magari si trovano in un paese, no? Però anche lì, cioè in piccolo, tutto Certo, quello che tu stai dicendo della e tua, che anche è a tre loro. piani, in un paese piccolo c'è il proprietario della libreria, magari c'è il ragazzo o la ragazza che ci lavora, c'è chi appunto da lì va per fare le pulizie in libreria o comunque, cioè in piccolo, ma vivono delle famiglie. Certo, e ognuna di quelle persone non è una persona, è una famiglia. Marco Bertoli comunque dice: concordo con te, Catena. Ieri sono entrato in una libreria e ho acquistato 5 libri. Bravo Grazie. Marco! Qualunque Bravo libreria Marco! abbia Marco, premiato. Marco tra l'altro, con la sigla 1983, quindi suppongo sia la sua data di nascita, è anche giovane, quindi ci fa molto piacere che ci siano queste persone che capiscono anche il valore e l'importanza del. Ah, tra l'altro, la signora Silvia Dipp dice: sono fiera che il mio ultimo acquisto in libreria l'ho fatto proprio da Borri. Sì, Grazie. perché Borri Books è la libreria della stazione Termini, cioè non devi, non, no, nemmeno qualcuno nemmeno lo dice Borri Books, dice la libreria della stazione Termini, perché diciamo che proprio no, per antonomasia. Grazie Daniele che mi saluta da Augusta. Stanno salutando. Molte persone, diciamo, ci stanno salutando, ci stanno facendo anche delle domande. Anzi, un attimo, perché è importante a volte sentire anche quello che ci stanno scrivendo. E ti faccio sentire se tu continui a non vedermi, No, vero? io non mi vedo. Ma non ci posso credere, Giuro, guarda. non so perché, ma vedi che se tocco qualche cosa faccio più danno, allora preferisco non toccare. Va bene, Comunque. ci salutano da Messina, ci salutano da varie parti, poi dice un abbraccio, un saluto da Rimini, e ci salutano da, ti dico, che ricordi hai della tua Sicilia? Dice la signora, credo signora, a Pretorino, che ricordi ho? La Sicilia è la mia essenza, la mia vita, è tutto. Vabbè, se il nuovo libro si intitola 5 donne e un arancino, un motivo ci sarà. Poi dice: dov'è Pepe? Oggi gliel'hai dato il pecorino. Pepe è sotto il tavolo, alla fine lo farò salutare perché io concludo sempre i miei incontri così. E un'altra signora dice che ormai sono pochi i librai così, cioè come te. Ci Grazie. salutano da Siracusa e poi dice: ah, sempre Marco Bertoli dice: ciao Catena, Piccirilli ha ricevuto una candidatura ai Nastri d'Argento. Sì, non solo ai Nastri d'Argento, ma anche al Globo d'Oro. Non posso darla io la notizia perché altrimenti il distributore si arrabbia e anche il produttore, perché ancora è top secret. Però credo che entro giugno voi finalmente, ve lo dico sottovoce, potrete vedere il film in streaming. Sia lodato Gesù Cristo quando avverrà, però. Quando avverrà loderemo Però Gesù allora Cristo. possiamo dire anche una cosa, Catena, che hanno ancora tempo per godersi sia il libro che il film. Quindi chi ancora non lo ha letto il libro, è il momento giusto per farlo. Vabbè, però io non voglio parlare dei miei libri No, perché giusto, però se lo no sto sembra che dicendo io. faccio la pubblicità ai miei libri, non solo. Oggi dobbiamo parlare delle librerie. Sì, chi vuole leggerlo lo può Va in leggere, tempo. però presto arriverà in streaming perché è un film davvero pluripremiato, un motivo ci sarà. Ci sarà, qual è? Che questo regista è stato, come dire, c'è la mano, la grazia proprio divina nella sua mano perché è stato così bravo e veramente io ho sempre detto è più bello il film del libro perché il film è un capolavoro. Poi tanti dicono: ma no, ma non è così. Insomma, allora, vediamo qualche domanda. Ecco, appunto, la signora mi chiedeva Catena dove possiamo vedere il film. Ve l'ho appena detto. Ci salutano da Avola e salutano anche te, che bella signora. Dicono, insomma, tanti complimenti a Sabina, ma tanti, tanti, tanti. Ti augurano buona ripartenza, Grazie. e assolutamente.
e alcuni dicono che solo alla stazione Termini possono accadere certe cose perché dice che è un mondo magico, particolare ed è vero, devo dire, è un mondo veramente particolare. Giuseppe Danilo Spennacchio dice esempio di responsabilità e di rispetto verso gli altri nei tuoi riguardi. Grazie. La signora Tortorelli Anna scrive una cosa molto amara, dice, pensa che io, mamma di un ragazzo disabile, nessuno ci ha chiesto se avevamo una mascherina. Che cosa brutta, veramente. Veramente. Tutta la mia solidarietà, signora Anna, perché non si può sentire questa cosa. Che, sì, ci sono state in questo periodo veramente molte persone abbandonate a se stesse, cioè non sapevano a chi rivolgersi, cosa fare, dove andare. E posso chiedere cosa ne pensate delle dichiarazioni del professor Zangrillo? Guardate, io l'ho scritto, ho fatto un video l'altro giorno parlando del coronavirus. Ho detto che però dovrebbero mettersi d'accordo tra di loro scienziati, perché adesso anche Bassetti oggi ha detto che lui vede nei ma perché dice chi dice che il virus non ha perso potenza significa che non sta in ospedale tra i malati e vede che in effetti ha perso potenza. Però poi rispondono quelli dall'altra fazione dei medici. Non è vero, invece è come prima. Allora io dico che noi poi, fruitori delle notizie in televisione e altrove, che dobbiamo capire che fine facciamo, cioè fateci capire perché così è un macello. Allora io ho detto nel dubbio, guardiamoci da soli, distanziamento, mascherina. E stiamo sempre attenti perché il virus non se n'è andato. Questa è la mia posizione. E presto, sì, ripeto lo streaming perché me lo hanno ancora chiesto. Che peccato che non mi vedi, Sabina. Cioè, no, pe che peccato che non ti Io ti vedi. vedo. Però che peccato che non ti vedi. Ah, ma guarda, non ne sento nessuna Ti mancanza. salutano da Varese e dice Nico Boellis, la gente in Belgio avevano annullato delle riservazioni al ristorante e poi vabbè, hanno fatto insomma come se non ci fosse un domani. Beh, credo che quella sia stata una reazione un po' di tutti, quella che è l'ultimo giorno che si sapeva che poi non potevamo uscire. Ah, Lola Rent 24 dice, l'ultima iniziativa della libreria. Il concorso per i bambini vola con Borri Books, ora ne parliamo. Ci ha tenuto compagnia Grazie. durante il lockdown, coinvolgendo tanti bambini e ragazzi che si sono improvvisati scrittori. Dici un po', perché io in qualche maniera sono La coinvolta. madrina. Sono madrina. Allora, Tu che sei cos'è? madrina. E allora, vabbè, lo dico a te che tu lo sai, ma lo dico a te per Allora. raccontarlo, certo. Non sapevamo all'inizio, proprio all'inizio del lockdown, quando ancora sembrava che la zona rossa coinvolgesse solamente l'Alta Italia. Scusa, ma poi torniamo alla storia della crisi dell'editoria. Oh sì, certo. Pareva che coinvolgesse solo l'Alta Italia, ci siamo messi a pensare come poteva essere difficile tenere dei bambini a casa, abituati poi come sono i bambini di oggi, perché sai, noi eravamo abituati anche ad annoiarci, cioè noi tante volte dicevamo ma io mi annoio, perché? Perché la nostra vita era fatta, diciamo, molto più di stare a casa, noi eravamo abituati. I bambini di oggi che hanno una vita frenetica come quelli degli adulti, abbiamo pensato che significava proprio trasformargliela completamente. Allora abbiamo Certo. detto come facciamo a renderci utili? Per quel poco che ci possiamo rendere utili, certamente. Allora abbiamo pensato di coinvolgerli perché abbiamo pensato che magari essere liberi di potersi mettere anche a riflettere, a pensare, è quasi una ricchezza al giorno d'oggi. Allora abbiamo detto, proviamo a spiegare ai bambini che magari dentro di loro si nascondono dei piccoli scrittori e chiediamo a questi bambini di provare a scriverci qualche cosa, qualunque cosa, i più piccoli anche a disegnare, perché per noi era importante anche, diciamo, stare vicino anche con il disegno. Certo. Quindi abbiamo pensato, lasciando la più grande libertà, di chiedere ai bambini di scriverci come se fossimo anche noi. Ora potrei fare una battutaccia e dire congiunti. Congiunti. Congiunti e probabilmente lo siamo perché voglio dire, chi ce lo dice che non lo siamo congiunti?
Ecco, e allora abbiamo raccolto tutti questi iscritti che adesso piano piano pubblicheremo. Abbiamo chiesto a te di fare la madrina e a tanti scrittori, amici della libreria, di poter dedicare 5 minuti del loro tempo a parlare ai nostri piccoli lettori, magari leggendo una favola o magari raccontando qualcosa di loro, cogliendo l'occasione. Vedi, questa invece è Maria, no, scusa, è Ave. Che abbaia, perché Maria è più buona di Ave. Lei ha due cagnoline, cagnoline, sono due Staffordshire Bull Terrier, che si chiamano una Ave e una Maria. Beh, è arrivata prima Ave e io come facevo? Dopo Ave è arrivata Maria, è arrivata un'altra femminuccia Certo. era obbligatorio. Senti, quando ci sarà la premiazione di questo concorso per Allora, bambini? noi adesso abbiamo voglia di, prima di, diciamo, di pubblicarli tutti, di modo che tutti possano avere il loro momento, diciamo, giusto di visibilità, eccetera. E poi in settimana prossima, quando noi vogliamo attendere che riapra tutto, perché vogliamo dare la possibilità di venire in libreria, e troveremo una data che va bene a te, madrina. E che può essere, diciamo, giusta anche per la libreria, eccetera, e magari per i nostri piccoli premiati, perché dovranno magari qualcuno venire da fuori e quindi aspettare. Scusami, ci chiede Rodi Gabriella, ma quello che è successo a Roma oggi, cosa? A Roma succedono un sacco di cose, ma cosa è successo in particolare? Chiedo magari a lei di dircelo perché. Credo si riferisca alla manifestazione, credo. Ah, ci Credo. salutano da. Beh, noi, allora, guarda, io i commenti sulla politica non mi Pure io interessano. eviterei, perché tanto ne fanno talmente E tanti, appunto, parliamo no, di ma poi qui parliamo fortunatamente di libri e Ah. librerie. Paolo mi aveva chiesto, il mio compagno, ma Ave e Maria gli abbiamo appena risposto. Guarda, Maria sta cercando, Ave sta cercando di buttare laggiù la porta con il testone che si ritrova. Scusa, ma non ce la potresti fare vedere un attimo il Sì, ecco. testone? Ti faccio vedere Ave. Dai, Ave, vieni. guardate, lei le tratta come se Ave, fossero due ovunque, guarda. Yorkshire, ma adesso vi faccio vedere. Allora, Lei le ecco tratta tipo le due cagnoline Yorkshire, piccole piccole. Per lei sono così, però magari se uno le vede da solo non lo Ave. pensa. Allora, considera che io non mi vedo, eh. Lei è Ave. Più indietro, perché lei. Lei è Aspetta, Ave. Si non la vede? vediamo per niente. Aspetta, Ave, mettiti in braccio alla tua mamma. La piccola cagnolina piccola piccola. La Insomma, vedi? più o meno vediamo solo gli occhi adesso. Ecco, ora vediamo anche il musetto. Lei è Ave. Ho detto tu la tratti come se fosse una piccola Yorkshire, Ma però lo è, Catena, lo perché? è. Ma no, guarda, lei ha un cuore grandissimo. Ma tu Ah, sai loro? che Tu, io sono allora. innamorata di quei cani, quindi. Sì, è vero, però ti dico questo. Adesso mi vedete? Io non mi vedo. Sì. Allora, io ti dico questo. Quando è arrivata Maria a casa, io ero preoccupata perché era un topino così. E ho detto, che succederà? Avel, la prima sera, l'ha messa nella sua cuccia e da quel giorno è figlia sua. Io avevo un cagnetto vecchissimo, uno schnauzer nero argento cieco, totalmente cieco. Che aveva 19 anni e andava in ipoglicemia, quindi diventava freddo freddo, gli rallentava il cuore. Ave era cucciola. Ave passava la giornata dentro la cuccia a scaldarlo e Davvero? ho le foto e ho i filmati e lo guidava in giardino, cioè si frapponeva a tutto quello che era pericoloso, le scale. Ma diciamo, Sì. è veramente unica. Maria, essendo più giovane, essendo, diciamo, meno ancora attenta, eccetera, però è dolcissima pure lei. A lei qualunque cane gli metti vicino, loro non hanno. Pensa che adesso con il mio pappagallino sono terrorizzate che possano fargli male. Quando io lo tiro fuori dalla gabbia, le vedi che si nascondono tutte e due, come a dire, oddio, questo ci viene addosso. No, Pensa. guarda. Senti, la signora da Trapani, Lorena, ci chiede: bella signora, cosa ti ha portato a fare la libraia? La passione di mio padre.
che ha aperto la prima libreria in stazione quando tutti dicevano che era una pazzia, scusa, basta, Ave Maria, quando dicevano che era, diciamo, un luogo non adatto alle librerie, e invece lui si era innamorato dell'idea che un libro è viaggiare, quindi qualunque, dove meglio di una stazione poter vendere un libro. E lui ci ha cresciuto con la passione dei libri. Questo, diciamo, io tante volte lo dico alle mamme quando vengono in libreria e si lamentano che i figli non leggono. E gli dico: guardate che se voi dite a vostro figlio leggi, non otterrete mai da lui il bene della lettura. Se lui vi vedrà leggere, sicuramente vi imiterà. Iniziate a leggere voi e vedrete che vostro figlio imparerà a leggere. E mio padre, quando voleva condividere, quando ti voleva fare il regalo più bello che ti poteva fare, era condividere un libro con te. Quindi ti dava un libro suo e Pensa tu un po'. ti sentivi, capito? Ti aveva dato il libro suo e Senti, quindi. Sabina, crisi del mercato poco fa abbiamo affrontato. Gli editori pubblicano meno perché in questo momento di difficoltà davvero c'è una grande anche paura, no? Di il rischio imprenditoriale, proprio paura. Però Certo. che sì. Però che succede? Che se c'è meno offerta si rischia che la libreria lavori anche meno, no? È giusto? O ripiegate sui classici, come hanno fatto molti librai in questo momento. Guarda, io non posso ripiegare su questo, Catena, perché tu sai che io sono libreria di catalogo. Io ho 130.000 titoli, quindi per me il discorso di ripiegare sul catalogo, sui classici, non c'è, io ce li ho sempre avuti, fa parte strutturale della mia vita di libreria. Ma credo che poi la gente voglia leggere anche altro, cose Ma nuove, no? certo, ma anche perché poi, sai che io penso che noi dovremmo spiegare, raccontare, non è giusto nemmeno dire spiegare, perché è una di quelle parole che a me non piace, però noi dovremmo raccontare quanto è importante tornare in libreria, quanto è importante entrare e passare 20 minuti, mezz'ora del proprio tempo a scoprire sicuramente delle passioni che hai, ma che magari non sai di avere, perché dentro la libreria tu puoi scoprirti veramente qualunque cosa. E purtroppo questo è un bene che ti può dare solo la libreria fisica. È vero, l'ho detto prima di cominciare, prima che arrivassi tu nel collegamento, ho detto, nelle librerie dove c'è l'anima, c'è il libraio che ti aiuta a scoprire proprio quella passione che magari tu non sai di avere, no? Perché molti ti dicono, io mi annoio, non amo leggere. Allora Vero. io dico sempre, e può capitare, non è che tutti per forza sono obbligati a farlo, però provarci sì. Perché ci sono dei libri che ti fanno talmente appassionare alla lettura che dopo non ne puoi più fare a meno. Guarda, io penso sempre, no, che diventare lettore è un momento, un attimo, no? Nel senso, fino a che tu prendi un libro e lo leggi, e sei tu che leggi un libro, non sei lettore. Daniele Quando Bambino, scusa se ti interrompo, dice: verissimo, io ho scoperto di essere un grande appassionato di storia. Sì. è così. E quando tu di punto in bianco non ti rendi più conto che stai leggendo il libro, ma sei dentro il libro, senti le voci, vedi il personaggio, Non vedi l'ora la sera di finire le cose perché poi devi andare a poi letto devi andare a all'ora. leggere, e quando ti rimane poco, te lo centellini perché dici: Sì. mamma mia, no, è finito, no, ma È vero. allora lì ti scopri lettore. Ma è una sensazione bellissima che non può essere raccontata, deve essere provata, Catena. Però la gente deve provare, cioè ci deve provare, perché non è così immediata come la televisione, che comunque ti cattura anche mentre stiri, anche mentre il libro vuole tutti i tuoi E io sentimenti. voglio dare questo, forse, non lo so se suggerimento, consiglio, anche in base a quello che abbiamo detto, di quello che c'è dietro una libreria, famiglie che ci vivono, come in qualunque piccola attività commerciale, per esempio, Certo. no?
Ci sono negozietti dove ci campa il marito, la moglie, i figli e quindi con le loro tasse, e con le loro tasse pagano tutti gli altri. il click, sì, è vero, è facile, è comodo, ti arriva a casa, però magari un attimo si ferma la macchina, si scende e si prende una cosa. E quel piccolo gesto di scendere e prendere quella cosa, sai quante attività commerciali può aiutare in questo momento? Come io dico a quelli che si dannano perché non possono andare in Grecia semmai non ci va. Ma con tutti i posti belli che abbiamo in Italia, ancora stiamo là a pensare dove dobbiamo andare. Ma come vogliamo aiutare gli italiani se ancora pensiamo che ci disperiamo perché magari in Grecia non ci vogliono? Ma quando mai? Ma quando mai? Guarda, hai detto la cosa che forse dovrebbe essere detta da tutti, cioè noi dovremmo fare una cordata per dire: ricordatevi che la nostra fortuna oggi è nelle nostre mani, la nostra ripresa è nelle nostre mani. Iniziamo a leggere un po' più le etichette e premiare chi dà lavoro in maniera da noi, eccetera. Iniziamo a scendere dalla macchina e pensare che quel piccolo negozietto di cui parlavi te è quello che poi con le sue tasse contribuisce a poter portare avanti tutta l'Italia. Esatto. Purtroppo c'è stata, diciamo, abbiamo vissuto un momento terribile. Cerchiamo di fare squadra, cerchiamo di fare gruppo, perché l'italiano ha secondo me, un'idea sbagliata di se stesso, che guarda, è terribile da dire, perché noi apprezziamo più, diciamo, le cose estere che non le cose nostre. Tu hai parlato della Grecia, ma io ti parlo della Sardegna, è inutile che ti parlo di Aci Trezza, Aci Reale, della Sicilia, perché quello lo conosci, ti parlo di Capri, ti parlo di Ponza, Salento, il Salento, mio amato Salento. della Toscana, delle Cinque Terre, dell'Argentario. Cioè io ti parlo che ogni nostra regione è Tutte, tutte. tutte. Io La stamattina, Riviera Romagnola. cioè che gli vuoi dire? Allora, io mi sono svegliata questa mattina presto e ho fatto una gita con i miei in un posto impervio e meraviglioso che non avrei mai scoperto e mai trovato se il mio uno dei miei collaboratori più stretti, venuto in Italia tantissimi anni fa e diventato una colonna della libreria di nazionalità filippina, non mi avesse detto: signora, c'è meglio. L'altro giorno sono andata in una città assolutamente morta, che è stata, diciamo, spopolata durante la peste del 600, dove è rimasta una basilica meravigliosa con una fontana e un castello, il luogo dove hanno aggirato il Marchese del Grillo. Bellissimo, io zaino in spalla, una fatica, una E dov'è? salita. Ah, guarda, non lo so perché abbiamo sbagliato strada 3 volte, però adesso chiamo Massimo e te lo faccio spiegare, perché è un posto dove devono, cioè, non vorrei che poi qualcuno mi pensa male, io voglio farmi pensare bene. C'è una grandissima salita, assolutamente dissestata e tenuta in modo, quindi andate con gli scarponcini, il bastoncino, ma poi vi troverete in un posto, c'è una solfatara, ci sta una serie di cascate, c'è questa basilica con questa Ma verso dove? Verso dove? verso l'Aurelia, abbiamo fatto un pezzo di Cassia, guarda, te lo faccio dire perché ho fatto anche delle foto. Allora, prima di chiudere il collegamento, quindi diciamo, allora, rivolgiamoci anche a chi in questo momento deve inventarsi qualcosa. Guarda. L'altro giorno ho letto un pezzo su Repubblica bellissimo che riguardava questo libraio Ubik Librerie di Catanzaro, che praticamente lui ha detto ha aumentato il fatturato del 20% durante il lockdown, perché andava e dice, e a volte ero l'unica persona che vedevano quelli che stavano a casa, perché non potevano vedere nessuno, vedevano me. Lui consegnava questi libri fino a casa, quindi se lo, in una città piccola questo è tutto più facile, Grazie. però si chiama Nunzio Belcaro.
Nunzio, brava, la libreria Scritti e Manoscritti, dove io sono stata peraltro a presentare il mio libro, la Dispoli. Meno male che non sono io sola. No, purtroppo, ma la Dispoli, non vorrei sbagliare, che è una libreria dove io ho fatto una delle presentazioni davvero, ma non una delle più belle, perché poi alla fine sono state tutte troppo belle. Comunque, Scritti e Manoscritti mi dice Nunzio Belcaro, sì, esatto. La Dispoli, giusto. E guarda, ci sono due libraie, sono due sorelle, veramente. Cari amici, non avevamo valutato il tempo e quindi non abbiamo avuto modo di salutarci come si deve. E allora io dico che dobbiamo assolutamente chiamare Sabina Borri perché, come si fa? Insomma, dobbiamo salutare la nostra amica Sabina Borri perché altrimenti così è veramente brutto, no? Dobbiamo salutarci come si deve. Quando Sabina entrerà, aspettate perché, ecco qui, vediamo se la troviamo. Sabina. Non l'abbiamo ancora in linea. Adesso le dirò di rimettersi aspettate, perché sapete che io non so quanto durano le dirette. Aiutatemi voi che siete più esperti. Torna in diretta. Eccolo qui. E beh, perché la dobbiamo salutare come si deve. Comunque, è stato, io credo, veramente un bellissimo incontro oggi con Sabina. Voi che mi dite? Voi che lo avete visto? Ah, dura un'ora. E purtroppo un'ora. E quindi noi non abbiamo considerato questo. Il tempo è volato, incredibile, ragazzi. Però abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con Sabina ed è stata veramente molto bella. La prossima volta me ne ricorderò, metterò un timer. E adesso Sabina mi ha detto che sta tornando, quindi torna e così ci salutiamo. Sapete qual è la verità? È che io quando comincio a parlare, poi non mi staccassi più perché mi piace. Guarda, Marchesse, Catena, tu consigli di aprire una libreria? Lo chiederemo anche a Sabina adesso quando torna, si mette in linea, così lo chiederai proprio a una persona che forse è più informata di me. Io credo che è sempre il momento e mai il momento per qualunque cosa. Sì, purtroppo io sono fatta così, sto rispondendo a una ragazza, a una libraia che sta facendo delle risate perché a me piace tanto chiacchierare, mi piace far sentire le persone che parlano, che ci raccontano, veramente bellissimo. Quindi aspettate che io non riesco a trovare Sabina Borri. Ancora non torna. Vediamo, eh. Non riesco a rintracciarla e quindi noi la dobbiamo avvisare perché facciamo tutto in diretta, la avvisiamo in diretta. Guardate, adesso la sto chiamando, è così. Diciamo torna, torna. Giusy fa saperla, dice grazie, è stato interessante e spero che ci Borri Sabina, eccola qui. Ok. Allora, Sabina, Borri Sabina. Perché insomma dobbiamo salutarci come si deve, non è possibile. Intanto Pepe dorme. Guarda, mi vedo anch'io adesso. Finalmente la seconda parte ti vedi. Scusa, ma tu hai fatto vedere il tuo leoncino, io faccio vedere il mio leoncino. Il pepino mio, bello pepino. Che Ciao bello. bebè! Senti, poco fa una ragazza ha detto: "Ma Ave, Ave e Pepe?" Ma sono sterilizzate tutte e due, sia Ave che Maria. No, lui è ancora proprio in una fase ormonale invece piena, completamente piena.
Allora, intanto ci ha chiesto un ragazzo credo sì, ha detto, ma in questo momento come la vedi la storia di aprire una libreria? Io Ma ho detto, guarda, è sempre il momento, non è mai il momento, dipende. allora non è mai il momento per chi non ci mette proprio cuore e anima e non vuole scommettere, è sempre il momento per le passioni. Quindi, se hai veramente passione e se veramente è quello che desideri fare, sicuramente la gente lo capirà, sicuramente sarai in grado di trasmettere l'amore che hai per i libri, la tua gioia di raccontare, anche perché il libraio deve essere anche un po' un amico che vai a trovare ogni tanto, no? Cioè, io devo imparare anche a conoscerti, a sapere quali sono le tue gusti. E quindi sicuramente per uno che ha la passione in un momento come questo non sarebbe il momento Ma per per niente allora, per brava, per niente. niente. Quindi, secondo me, quando io dico sempre ascoltare sì i consigli degli altri, ma poi alla fine, se tu veramente credi in quella cosa proprio talmente tanto, secondo me, allora c'è sempre un motivo per non farla una cosa. Ma certo. C'è il coronavirus, poi c'è la crisi economica, poi non c'è. Cioè, non fai mai niente perché d'altronde, no? È tutto difficile. Certo, questo momento è difficile, però se è il momento in cui uno deve veramente fare quello che proprio vuole, nel senso che è il momento proprio per dar sfogo alle passioni, perché qualunque cosa fai. Però Susi Fabricini non ha dimenticato che tu hai parlato di quel posto e ha detto: dove sei stata stamattina, Sabina? Mannaggia la miseria, non mi ricordo il E dov'è luogo, non mi ricordo. Massimo per dircelo? Allora, guarda, è facile perché la cosa certa è che è dove è stato girato il Marchese del Grillo. Ah, Sai, allora basta cercare su è il internet. Marchese del Grillo. Sai, è facile perché è proprio il castello dove ti ricordi che lui scalda le monete e le tira dalla finestra e la Adesso streghetta. chiediamo a qualcuno di voi, cioè siete tutti veloci con i telefonini, cercate location del film Il Marchese del Marchese del Grillo, dove, Grillo. oppure dove è stato girato il film, così ci dite anche appunto in diretta. Città Sì, scomparsa. Rosalba Rappa da Palermo, che è una mia cara amica, dice: troppa concorrenza per aprire una libreria da parte di Amazon, di Braccio, eccetera, eccetera. No, allora guardate, secondo me, allora, prima del lockdown era stata fatta una cosa, secondo me, buona. Per le librerie e era stato bloccato lo sconto perché Infatti lo dice anche Wiccan Art and Life, dice. era stato bloccato lo sconto perché cioè, questo è fondamentale perché come dicevamo prima io e Catena dietro una libreria fisica girano 2000 competenze che devono essere giustamente pagate. I miei lavoratori devono essere pagati e devono essere pagati con tutto il rispetto e la regola che c'è in Italia e non che c'è, che ne so, in uno stato paradiso fiscale. E quindi è ovvio che noi librai non potevamo mai essere a pari con lo sconto che faceva Amazon o che faceva qualcun altro che magari aveva sede da qualche altra parte, che non pagava Punto. le tasse che paghiamo noi, che non paghiamo gli affitti che paghiamo noi, luce, e non voglio andare oltre. Oggi che questo sconto è stato calmierato, e a questo Quant'è punto il il 5%?5%. Poi le case editrici hanno la possibilità per alcune linee di accedere a fare delle campagne. Qui però sono campagne limitate che le fa sia per le librerie fisiche che per le librerie online. E quindi ovviamente già quello è, diciamo, buono. Questo serve per far riscoprire a tutti i lettori che forse venire a spendere nella libreria fisica ti dà la possibilità, non solo, io ti faccio l'esempio, in libreria da me io ho deciso di creare dei buffet. Che intendo per buffet? Io ho pensato, va bene, io sono una patita, lascia perdere di quello che sono patita io di libri, perché io sono patita di tutto, leggo qualunque cosa. Però se io fossi patita, come lo sono, di romanzi storici, io magari accederei a vedere un libro di novità perché magari ne sento parlare.
Poi magari mi rendo conto che nel mio budget familiare per questo mese una novità magari rilegata, magari importante, eccetera, non è quello a cui io posso accedere. Se io però ti metto insieme tutto quello che riguarda il romanzo storico, da quello che è in economico fino all'ultimo uscito, io ti do la possibilità di accedere alla libreria e alla mia esposizione dando la più vasta scelta, non della casa editrice, non dell'autore per lettera dell'alfabeto, ma per il tuo gusto. Tu vieni e vai nella mia settore dei romanzi storici e lì trovi l'ultimo uscito magari di Valerio Massimo Manfredi, però trovi anche il primo uscito di Valerio Massimo Manfredi, che magari è anche in offerta. E quindi non ti privi di scegliere qualche cosa che ti puoi portare al... Capito? Allora, per me è molto più laborioso, perché i miei ragazzi devono essere formati e devono scegliere libro per libro e lo devono sistemare fuori regola, cioè non più per casa editrice e per autore, ma per tipo di libro e per argomento. Quindi ancora c'è la possibilità, tu dici, un piccolo spazio per chi vuole affrontare questa, diciamo, passione e dire... Apro una piccola libreria in un piccolo centro. Allora, Catena, sì. Ecco, ti do un'informazione. Paolo Spalluto, il mio compagno, dice Casale della Civita è il casolare di Via delle Pietrische, il primo nelle campagne viterbesi, ospita la scena in cui il marchese è in compagnia dei francesi, mentre il secondo si trova a Manziana. Manziana. Tu sei stata lì? A Manziana. Ok. Manziana. Faticoso, cioè... Bravo Paolo, grazie. Grazie Paolo, grazie. Faticoso, nel esatto. Senso mettete... Poi l'aveva detto anche Lola Rent, insomma ce l'avevano trovato. Ad Acireale, esattamente alla Mondadori, fanno presentazioni di libri e anche alcuni incontri con l'autore, magari siciliano del circondario, lo trovo molto interessante. Come no, cara Daniela Giuffrida, sono stata una o due volte in quella libreria ad Acireale, e fanno degli incontri veramente molto molto carini, anzi spero di tornarci, chissà quando, però speriamo. E Scritti e Manoscritti dalla Dispoli ci ricorda che più librerie fisiche, assolutamente sì, assolutamente. Dovresti conoscere le sorelle, le due sorelle di La Dispoli della libreria, guarda, Scritti e Manoscritti. Sicuramente se ci passo le vado a trovare. Valle a trovare perché rimarrai incantata, due sorelle che e hanno... E se loro vengono a Roma... Venissero, ecco, a trovare me? Allora, invitiamo, non so se sta scrivendo Irene o la sorella, comunque vi invito a passare alla libreria Borri Books, come invito tutti quelli che stanno guardando questa diretta, andate a salutare Sabina, perché davvero sono poi belle queste cose tra colleghi, no? Non sempre certo. L'invidia, la cattiveria, quello sempre guardarsi... Perché io dico che sto coronavirus invece dovrebbe averci lasciato Scritti e Manoscritti, ha detto lo farò. Anche io. Ecco. E dovrebbe averci lasciato qualcosa di buono invece. Invece di tanta cattiveria esasperata in questo periodo, non so perché, per quale strana alchimia si sono esasperate certe... proprio la cattiveria dell'individuo. Vuoi per la frustrazione, per la rabbia, per... dice, verrò a trovarti senz'altro, cara collega. Mi farà molto piacere. Quando nascono poi le amicizie, per me è una cosa bellissima. E dovrebbe averci insegnato qualcosa questo coronavirus, Sabina. Cioè, almeno, io non dico, non dico la favola che dobbiamo diventare più buoni, ma almeno capire... che tanto siamo tutti comunque collegati in qualche maniera. L'avete visto, basta un virus, cioè se poi va male a uno, a catena, va male a tutti. Quindi in questo mondo, in qualche maniera, vedi, sfatiamo anche un altro mito, anche nella nostra categoria, no? Degli scrittori, perché se no, a me per esempio quelle cose raccontate false non sono mai piaciute. Tra gli scrittori è uguale come tra gli avvocati, tra gli ingegneri. Non vi immaginate che gli scrittori, quando li vedete nei festival di letteratura, sono tutti baci e abbracci, ma poi sono coltellate tanti. Tanti sono, cioè se tu vendi tre copie in più, già sei uno che
ti dicono di tutto, ti fa... perché anche in questo ambiente, no? Cioè, come in tutte le categorie, tra i medici, tra gli avvocati, tra... anche nella nostra. E io ho sempre detto invece, ma un bravo autore, no? Perché deve temere un altro? Se sa già del suo che l'altro venda di più o di meno, non è che cambierà lui. Cioè, non è che se tu cominci a odiare chi vende più di te, tu venderai poi di più. No, perché tu quello che devi vendere, venderai. Sembra un discorso un po', come dire, quasi, quasi demagogia questa, ma non lo è, perché io veramente nel silenzio di questo lockdown ho avuto modo di riflettere proprio tanto. Ma no, Rox dice l'invidia, è al di là del discorso dell'invidia, è ancora più profondo. Il libraio che invidia l'altro perché vende di più e quindi gli fa la guerra, tutte le categorie. Dico, cerchiamo di coltivare un po' più di gentilezza e noi quello che possiamo fare, diamo il massimo di quello che possiamo dare. Questo. Quindi il piccolo libraio guardi al grande che vende di più. Ma non con l'invidia alla cattiveria, per vedere cosa fa, per imparare a fare magari lui le stesse cose per, no? Ma Riuscire a guarda, fare Catena, meglio. questa sarebbe una cosa buona e giusta, no? Nel senso che io penso che nessuno si salva solo oggi e No. questo non l'avremmo dovuto capire. Cioè, se c'è qualche cosa che questa situazione ci deve aver insegnato è che in una situazione come questa o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Esatto. Tante volte io lo dico, l'ho sempre detto, no? Io per esempio con i miei spazi, io ho la possibilità di avere dei cataloghi infiniti, io ho dei cataloghi profondi che adesso lo abbiamo nominato, ma mi pregio di rinominarlo, che nemmeno Amazon si può permettere di avere. Ma che problema potrebbe dare a me? Se per esempio una libreria indipendente, piccola romana, avesse bisogno nell'immediatezza di un libro per un suo cliente, darglielo, poterglielo mandare, o poter... a me Certo. non cambierebbe niente, quel cliente è da lui e quindi far perdere una vendita a lui a me non mi fa ricca, Catena. Allora questo dovrebbe essere, ma purtroppo sai qual è il problema? Il problema non è tanto... non è tanto essere più buoni, il problema è riuscire a comunicare. Il problema è mettersi seduti a uno stesso tavolo, non pensando che tu sei lì perché devi fregare me, ma tu sei lì perché noi insieme, parlando, possiamo fare il bene tuo e il bene mio. E se noi, diciamo, cancelliamo l'idea che quando uno si riunisce è perché qualcuno deve vincere qualcosa e qualcuno deve perdere, ma che dobbiamo vincere tutti, vale per lo scrittore, perché un lettore che riesce a catturare te, Catena, sarà un potenziale lettore anche di quell'altro scrittore che vende meno di te. Ma se non lo catturi te, che vendi un po' più di lui, quello non diventerà mai lettore. Quindi questo è, non so, è difficile da spiegare, no? Cioè, questo è un modo che noi dovremmo rivedere dei nostri rapporti sociali. Cioè, in questo momento noi siamo stati a distanza. Forse è il momento che noi siamo vicini invece di intenti, che ci mettiamo a un tavolo e cerchiamo di essere vicini di intenti, Speriamo così. che questo possa prendere. Scrittore, editore, Allora, auto, cioè. prima di salutarci, ti avevo chiesto una hit parade, Sì. chiamiamola proprio hit parade, anni 80, dei libri che stai vendendo di più in questi giorni. Sì, però ci ho messo anche qualche cosa, siccome è un inizio così, ci ho messo qualche cosa anche del cuore. Ci ho messo Ok. qualcosa del cuore Mista. perché è mista. E il primo è venduto e del cuore e per me questo è un omaggio, veramente un omaggio, perché parliamo di Gian Peter che ha raccontato come
tutto quello che gli piaceva dell'Italia, e siccome lui era innamorato dell'Italia, e questo, che bel ricordo, che guarda, questa è una bellissima John Peter, mamma mia. Mamma mia, allora è venuto in libreria poco prima del lockdown, e è stata una giornata bellissima, perché lui era pieno di energia, era difficile, pieno di gioia di vivere, ci adorava, adorava i nostri modi di dire, adorava. Ha passato praticamente un'ora a raccontarmi come cercava di spiegare alla mamma che cosa significava boh. Allora dice, in italiano voi quando parlate, uno dice, che ne so, ma vieni domani sera, boh. Dice, per mia madre era impensabile esprimere tutto quello che esprimete voi con dei... E quindi lui era innamorato dell'Italia, era innamorato della nostra lingua, e mi è sembrato giusto. E poi perché, Catena, ho il piacere di dire a chi vuole che io ho ancora le sue copie firmate. Mamma mia, va bene, bello. E allora questo per me era un omaggio E lo mettiamo al primo posto. L'ho messo al primo posto perché era dovuto. Poi sto vendendo, e anche questo mi fa piacere, diciamo, dirlo, Follia in Scena, che è il libro che sta aiutando la ricerca del plasma iperimmune. Ah. E lo sto vendendo, e mi fa piacere per due aspetti. Chi l'ha scritto? L'ha scritto Francesco Concolino, e ha donato tutti i proventi alla ricerca, e sono 4 testi teatrali, e mi fa ancora più piacere presentarlo perché parlano della violenza sulla donna. Quindi diciamo che è un, e siccome in questo periodo di lockdown credo che tutte noi donne abbiamo avuto un attimo di pensiero a chi l'ha passata anche peggio di casa noi. Per forza. L'ha passata forse pure un pochino peggio di noi, e quindi mi è sembrato giusto, e il nostro Peter John avrebbe detto, due piccioni con una fava. Esatto. Quindi mettere questo al secondo posto. Poi ovviamente sto vendendo Ospetec, che è uscito, e anche titola? Per questo, e anche su questo ho la sorpresa di poterlo dare firmato. Qual è il titolo? Come un... Allora, il titolo è Come un respiro, ed è una storia alla Ospetec, che naviga nei sentimenti, naviga eccetera. È una storia, a me è piaciuta, particolare, sai che io cerco sempre di consigliare quello che ho letto eccetera. Assolutamente. È la storia di una coppia che vive praticamente al testaccio, e che è abituata la domenica ad avere a pranzo due coppie di amici. Così capita pure questa domenica. Angela Pagano te l'ha scritto proprio così, col cuore di getto. Che donna eccezionale è questa signora. Grazie, un abbraccio da lontano. Lei credo viva a Bologna, mi pare, perché è una... Ma prima o poi capiterà a Termini, quando ci potremo abbracciare. Esatto. Quindi terzo posto. Terzo posto questo, e considerate che farete un viaggio, come, allora, vi busta... scusami, eravamo arrivati che loro sono abituati che la domenica invitano questa coppia, invitano due coppie. Due coppie di amici. Mentre sono in pieno dei preparativi, bussano alla porta, e loro immaginano che siano gli amici, invece è una signora che gli chiede di poter rivedere la casa, perché lei prima abitava lì. Ah. E viene, loro la vedono che è turbata, che è, che è particolarmente turbata, e da lì, da una serie di lettere che lei tira fuori e che condividerà con questo gruppo di amici, inizia una storia nei sentimenti che l'ha portata lontana da Roma, l'ha portata a Istanbul, lontana dalla famiglia. E guarda, è un libro... Ma ci sono molti dialoghi nel libro, è c'è un io narrante? Com'è? No, c'è un io narrante, ma ci sono anche dialoghi. È molto alla Ospetec. Hai presente le fate ignoranti? Okay, ok. Allora lui scrive con l'idea del regista, cioè lui ha, è
dentro ha sempre l'anima del regista. Okay. Però a me piace molto perché dà delle immagini, cioè hai e come dei flash. Da chi è pubblicato? Allora, è pubblicato da Stern Blu. Ah, ok. Lo vedete? E in Audi. E in Audi. Mondadori, veramente. Sì, scusa. Veramente Mondadori. Beh, sì, molto sì. Tipico, anche se noi abbiamo perso l'abitudine di quei begli Oscar. Anche se noi abbiamo perso l'abitudine di vedere quei begli Oscar, ti ricordi, che erano una volta individuabili ovunque. Adesso ce li hanno un pochino rapinati, però va bene, io lo dico spesso a Mondadori, mi diverto a dirlo, perché so che ne abbiamo nostalgia tutti. Esatto. Quarto? Allora, guarda, io ne ho selezionati due. Allora, uno che è scritto da una scrittrice del Grande Nord, che io ho amato tantissimo, fa parte di una trilogia di cui è uscito pure il quarto, facciamo un appello perché venga pubblicato. La Casa delle Bugie? La Casa delle Bugie di Anna B. Redge, e parla, è una storia particolarissima perché praticamente parla di una famiglia composta padre, madre, nonno e nonna e tre figli maschi. Praticamente questi figli maschi per un modo o per l'altro vanno via dalla famiglia in malo modo, nel senso che la madre era una donna dura, il padre molto dura, la nonna altrettanto, e le figure maschili erano figure di secondo piano in questa storia. Uno dei figli rimane a casa a seguire l'allevamento di famiglia. Prima allevavano mucche, poi dopo con la crisi si sono convertiti ai maiali. Un altro dei fratelli apre un'impresa di pompe funebri che va alla grande, però un uomo, diciamo, triste, un uomo che tutta la sua vita è all'interno di queste pompe funebri, non si è creato una famiglia, non si è creato niente. E l'altro invece è un ragazzo che era stato difficilmente accolto dalla famiglia e quindi aveva scelto di scappare nella capitale, omosessuale, invece con una grandissima vena artistica, vetrinista, che diventa un grande vetrinista. Muore la madre, sta in grave condizioni la madre, e tutti vengono richiamati al capezzale di questa donna. Da qui iniziano a scoprirsi una serie di verità nascoste, come spesso accade, come spesso accade, dove loro si, e anche l'unica nipote, che era la figlia di quello che era rimasto a gestire l'azienda di famiglia, che però essendosi divorziata con padre e madre era andata a vivere con la madre, da lì piano piano si scopre che tutto quello che loro avevano vissuto, i drammi, le incomprensioni, le rabbie, era come sembrava. Era tutto diverso, il motivo era quello, però i fatti che c'erano dietro erano tutti diversi da quelli che i ragazzi pensavano. Intrigante. Bellissimo. E questo mi è non è un libro nuovo, quindi diciamo è di catalogo, ma per me il catalogo pubblicato è pubblicato da? Allora, lui ovviamente è pubblicato dalla Neri Pozza e se lo cercate potete trovare di questo già anche il secondo e il terzo episodio, quindi se vi piace è già edito il secondo e il terzo episodio. Ok, molto bello. Poi non potevo perché secondo me non è possibile che uno non lo abbia letto. Le memorie d'Adriano non si può, cioè uno di quei libri che nella vita uno non può non aver letto. Ecco, allora proprio diciamo, salutiamoci con questo, che ci sono, è vero, ci sono dei libri che proprio secondo me non si può. Facciamolo, va. Io lo allora, Einaudi, Memorie di Adriano. Leggetelo perché se pensate adesso che io vi sto mostrando qualche cosa, un mattone, quando arriverete alla fine vi resterà uno spazietto nel cuore
per questo libro, perché è una cosa indescrivibile, va letto. Ecco, non ve lo posso raccontare perché vi Esatto. toglierei un pizzico Allora, di con la gioia. promessa che il secondo incontro, beh, questo era un'apripista, Sabina, era il primo appuntamento, lo abbiamo dovuto dividere davvero in due parti, perché non ci siamo accorte del tempo che è passato, proprio non ce ne siamo accorte. Il prossimo sicuramente riusciremo a rimanere entro l'ora. E quindi al prossimo appuntamento io ti ringrazio Sabina, invito tutti Grazie a te. che ci hanno seguito di venirti a trovare e Grazie. ci salutano anche da Taormina, come vedi. Che meraviglia! Sì. Borri Books mi chiede di salvare la diretta, assolutamente lo farò. Aspetta, la mia richiesta riguarda un libro introvabile di quando ero una ragazzina. Adesso vediamo se ce lo dici subito prima di chiudere, Lorena. Noi Io sappiate ne che prendo nota, la guarda, libreria prendo. Borri Books, davvero, io penso, io veramente ho trovato dei libri lì impossibili da trovare. Quindi potrebbe essere che ti aiuta, però dicelo subito. Sì, se me lo dice, guarda, io come Esatto. vedi ho la E penna in quindi do mano, il me lo prossimo segno. appuntamento ancora non so quando. Grazie, Marco Bertoli ha detto che è stato un bellissimo incontro. Angela Pagano, siete fantastiche insieme. Tu intervistatrice, lei narra, non racconta. Laura Ghilarducci ci dice bellissima chiacchierata. Miss Tippi di Janet Lombard. Miss Tippi, come signorina, signora Tippi. Con lei lunga, Miss Tippi di Janet Lombard. Esatto. Ok, i miei, allora io lo sto scrivendo. I Poi miei. tu manderai un messaggio a me se lo trovi, perché io so chi è la persona che lo ha richiesto. Perfetto. Esatto. Lorena Barriera ci dice: sì, siete una forza belle, eccetera. Nico Buellis, siete fantastiche. Noi vi ringraziamo. Al prossimo appuntamento con un altro libraio o libraia, ancora non si sa. Perché per fare conoscere questi librai d'Italia che davvero sia nel periodo anche del lockdown, perché comunque tanti si sono inventati appunto le vendite a porta qua nei piccoli centri, ma anche in quelli più grandi, hanno aperto delle pagine Facebook per fare delle presentazioni, davvero si sono dati davvero tanto da fare. E perché si parla sempre troppo poco di librai, quando invece insieme agli editori, agli scrittori, sono importantissime. È la terza voce, perché poi alla fine, una volta che tu il libro lo hai scritto e va ed esce fuori dalla casa editrice, è il libraio che se ne prende cura. E senza i librai, davvero, possono aprire miliardi di siti online, ma non c'è nessun piacere. Il libraio è lì, entri dentro anche quando non sai nemmeno cosa chiedere. E tu vai là e dici: ma mi piacerebbe, non lo so, una bella storia, signora, non lo so, una bella storia d'amore che mi faccia sognare. Oppure, sai, io ho il desiderio di una storia un po' che mi turbi un po', voglio entrare dentro un thriller, una cosa che mi dia una scossa. Oppure, è proprio come una medicina. Per ogni stato d'animo, un libraio saprà consigliarvi qualcosa. E quindi questi librai, è bello ed è giusto che vengano anche conosciuti proprio nella faccia, cioè chi sono, e se il libraio è a Roma, la signora di Milano sta guardando e sa che quando magari passerà da Roma, o chi vive in un'altra parte di Roma e non è mai venuto da te, questa volta per la curiosità magari viene a trovarti, oppure anche se non verranno direttamente al negozio, però ecco, sentire parlare dei librai, perché davvero sono i genitori adottivi dei nostri figli libri, Ma davvero. guarda, quello che dici è così vero che un libro, ma questo vale per il libraio e in teoria, anzi in pratica, vale per tutti i lettori. Dopo che tu l'hai letto un libro, un pezzetto è pure tuo, perché quel libro tu l'avrai vissuto in maniera forse diversa da chi l'ha scritto, ma totalmente tua. Quindi te ne senti in qualche modo anche tu. Coinvolto, e Però quindi è senza verissimo. il vostro aiuto non c'è.
Io per esempio, guarda, in questi anni davvero di grandi viaggi in tutta Italia, io spesso faccio questi tour con un signore che si chiama Antonio Oliveri dell'Ademea Cultura Libri e lui fa questi incontri con le scuole, con tante, insomma, e veramente ho avuto modo proprio di conoscere tante realtà, insegnanti che si appassionano al libro, che si... E davvero il libro... Se non trova persone che lo accolgono, ma tu puoi scrivere tutti i libri che vuoi, ma non. Quindi chi permette ai libri di arrivare alle persone, beh, quello per noi è importantissimo. Quindi andate e rispettate davvero il lavoro del libraio, perché è un gran lavoro e oggi più che mai. Grazie. Grazie Ti Sabina. aspetto tutti, grazie a te, voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e se arrivano da me sicuramente mi trovano e io da lontano li abbraccio tutti. Grazie Ciao da noi Catena, e da grazie Pepe Dante. e da Ave Maria. Grazie, saluta anche te Pepè e anche Paolo e la mamma. Al prossimo incontro. Ciao. Ci sarò a vedere. Ciao ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao ciao.